Quando nel 2009 è uscita la Panamera, i fan accaniti della Porsche hanno storto il naso. Per loro non rispecchiava l'icona della macchina sportiva classica della compagnia. Molti hanno detto che per loro non era una Porsche. La Panamera è stato un rischio calcolato, un modo per allargare la clientela della Porsche. E per definire cosa potrebbe essere una Porsche. Quello che vorrei fare è partire con la storia degli inizi della macchina. Dalla Porsche ci si aspetta macchine sportive e il simbolo delle auto sportive rimane la coupé. La coupé è la Porsche 911, un'auto che è stata in produzione per più di 40 anni. La 911 è un'auto che tutti vorrebbero guidare. Poi ti chiedono di pensare a un nuovo modello che non sia convenzionale, che potrebbe davvero allargare la schiera di clienti. La decisione è stata quindi quella di fare un'auto che nessuno si aspettava. La Panamera ha caratteristiche di guida molto similari alla 911, ma con quattro sedili. Quindi un'auto sportiva con quattro sedili e un codice genetico di una Porsche 911. La top Panamera fa da 0 a 100 km all'ora in 3,6 secondi. Per la Porsche ne è valsa la pena. La Panamera è ora la Porsche più venduta negli Stati Uniti. Ma prima di allora, la Porsche non aveva mai prodotto un'auto sportiva a quattro porte. Hanno così creato una modernissima fabbrica in Lipsia, Germania, per poterla costruire.